sky. Buongiorno a tutti dal vostro amico Davide di Audio Costruzioni. Oggi voglio farvi vedere un bel tavolino made in Audio Costruzioni. È un tavolino in marmo che, diciamo, secondo me rispecchia tutte le caratteristiche che deve avere un tavolino high-end e eterno. Allora, veniamo al tavolino. Come dicevo, Audio Costruzioni in marmo rispecchia un po' quello di TNT Audio, che quasi tutti gli costruttori conoscono e molti hanno anche costruito, con i piani in MDF e le barrettine filettate. Qua è stato fatto, diciamo, all'ennesima potenza, quindi sono stati usati dei ripiani in marmo da 30 mm di spessore, quindi molto molto resistenti oltre che molto belli, e barre filettate da diametro 36 con i suoi dadi. Cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto un tavolino intanto molto molto pesante, quindi ottimo anche per i giradischi, perché qua di risonanze non ce n'è neanche una, perché si parla di quasi 180 kg di roba, 170, ecco, più o meno, ecco. È un tavolino, io l'ho fatto a 4 ripiani perché diciamo che le barre filettate sono alte un metro, quindi ci stavano giusto giusto 4 ripiani. È chiaro che se uno li vuole a un ripiano in meno non è un problema. E i ripiani sono regolabili in altezza, quindi io qui ho fatto una misura approssimativa, ho lasciato un certo spazio per ogni cosa, però possiamo modificarlo a piacere. Riusciamo a metterlo assolutamente in bolla il ripiano, perché troviamo proprio millimetricamente la bolla perfetta. E cos'altro? I piedi sotto sono stati fatti in teflon graffitato, quindi hanno due pregi. Se lo vogliamo leggermente spostare è difficile, però ci riusciamo, perché è un prodotto che viene dai cuscinetti, quindi si può spostare anche leggermente senza segnare troppo il pavimento, e soprattutto è anti, diciamo, risonante, perché c'è la grafite dentro. Ecco, le misure, come dicevo prima, siamo all'altezza circa di un metro per l'ultimo ripiano, ok? Classico spazio interno di quasi 49-50 cm e una profondità di 48. Come dicevo, lo spessore è di 3 cm, naturalmente viene consegnato smontato. Ecco, uno si deve mettere lì in due persone, svitare i dadi, infilare pian piano le cose, e hanno un peso di circa un 25-30 kg ogni ripiano. Ve lo faccio vedere qua perché, anche se è una posizione un po' infelice, perché portarlo là è veramente difficile. Io non ho mai visto un tavolino in commercio di questa caratura. Il costo è di circa 800 euro e qua tra l'altro vediamo alcuni pezzi storici, il Yamaha CA1010, un bel ampli, e soprattutto il Music Angel, che è stato recensito da me qualche giorno fa, quindi lo potete trovare qui. Sotto troviamo i due pezzi, diciamo, lettore CD e ampli della Vela, prodotti molto molto interessanti, nuovissimi, e prossimamente vedremo anche la recensione dell'Esoteric il 60, un multilettore molto molto interessante. Come sempre un saluto da Davide di Audio Costruzioni.